Buonasera, benvenuti ragazzi, sono Cattrico. Oggi ragazzi appuntamento incredibile in quanto siamo tornati in un nuovo tutorial allenamento su Rocket League. Visto che comunque è da poco che è uscito Free to Play e c'è un'immensità di persone nuove nel gioco che non sanno neanche muoversi, perché non ricominciare con gli allenamenti? Visto che molti mi dicono: ho appena iniziato a giocare, non so volare, non so saltare, non so prendere la palla, non so parare, non so attaccare, non so fare un in teoria, in pratica è nel... Ovviamente, perché io, ovviamente, professionista atletico con 60.000 ore in gioco di Rocket League, vincitore di 47 major e 13 internazionali, ovviamente, di Rocket League, come io non potrei andarvi a spiegare queste cose? Prima ragazzi però di farvi vedere l'esercizio che andremo a fare oggi, vi ricordo che vado in live ogni giorno sul sito quello viola, link in descrizione, dalle 14 in poi tranne la domenica, di seguirmi su Instagram e di mettere come supporto un creatore il mio, se volete comunque supportarmi e sostenermi economicamente. Ad ogni vostro acquisto mi arriverà una piccola percentuale, quindi gioviamo tutti da questa cosa. Rezzi, mi raccomando, nel negozio in alto a destra, supporto un creatore, mettete quello. Ma oggi ragazzi, importantissimo, rientriamo nella categoria del video allenamenti tutorial. Oggi vi andrò a fare vedere come volare, come approcciarsi al volo su Rocket League, visto che è una delle cose più importanti, visto che la palla sempre vola e a livelli alti non la vedete mai a terra quasi. Bisogna imparare a volare, a fare i freestyle, quelle belle, quelle che fa Jace e tutti che fanno i flip in aria. E niente, ci vediamo nella schermata iniziale. Allora ragazzi, ve lo faccio vedere come se aveste appena aperto il gioco. Ovviamente andiamo su gioca, poi andiamo su allenamento, prova libera, mettete lo stadio che volete, non cambia niente, e entriamo direttamente in allenamento. Allora ragazzi, cominciamo il nostro allenamento per quanto riguarda il volo. Allora, si può volare sia così, senza la derapata, che premendo il tasto della derapata. Il tasto della derapata, raga, in volo si trova andando in opzioni, comandi, visualizza comandi comunque avanzati, quelli personalizzati, e si trova qua, capovolta in aria. Io l'ho messa su L1, voi potete metterla dove volete, è una cosa personale, non c'è bisogno che copiate i pro o comunque pure me. Questo cosa comporta? Comporta che se io volo senza il tasto premuto della derapata e vado destra-sinistra, la macchina si muoverà tutto di blocco a destra e sinistra. Se io vado a saltare con il tasto della derapata premuto, vedete che da così la macchina si comincerà a girare nel verso che dico io comunque con l'analogico, ok? Quindi da muoversi a blocco destra-sinistra comincerà a muoversi roteando a destra-sinistra. Questo ovviamente serve per direzionare la macchina dove più volete. Se volete cominciare a essere bravi a questo gioco, dovete imparare a praticamente volare con la derapata, ok? Perché camminando, volando solo così, vedete, io non mi riesco a girare. Come mi faccio a girare? Mi serve la derapata per girarmi, perché se io voglio cambiare lato, vedete, come faccio a girarmi? Non posso, devo per forza derapare e fare magari un 90 gradi, ok? Una volta capito questo, i vari esercizi quali sono? Ve lo faccio dal più semplice al più difficile, ok? Primo step: non sapete volare, vi mettete in un lato, vi mettete in una porta, una delle due, premete X, comunque il tasto per volare, e cominciate a capire quanto boost dare per rimanere in aria. Ovviamente raga, all'inizio andrete così per poi cadere, è normale, ok? Quindi non vi incazzate, non fate niente, tranquilli, rilassati, chill, vi mettete la musica in sottofondo, belli rilassati, e cominciate a volare. Potete fare un salto, doppio salto, e cominciate a controllare il boost, quindi quanto boost dare per rimanere in aria. Dopo che cominciate a masterare, comunque ad imparare questa tecnica, cominciate ragazzi a muovere la macchina. Quindi vi mettete da un lato della porta, saltate e provate ad andare nell'altra porta, però dal lato opposto, ok? Quindi se voi partite da destra in una porta, andate nell'altra porta a sinistra, ok? Questo vi costringe a fare un micro movimento per spostare la macchina. Quindi stessa cosa, io devo andare a sinistra, quindi mi sposto leggermente la macchina così. Stessa cosa, voglio allenarmi ad andare a destra, mi metto nel lato sinistro, salto e comincio a volare a destra, ok?
Dopo che avete comunque imparato a fare anche questo step, andiamo al prossimo. Cominciamo, raga, ad usare la derapata, ok? Come si derapa, come si vola in derapata. Ok, cominciamo con una cosa semplice per capire la meccanica, che comunque a un primo impatto può sembrare confusionario e al vostro occhio praticamente ad un certo punto, raga, vi esploderà la testa. Quindi fatela piano piano, il vostro cervello si deve abituare, memoria muscolare e tutto. Ok, cominciate a saltare e a fare un 360 e atterrate. Quindi saltate, premete il tasto della derapata, girate destra o sinistra, fate un 360 e atterrate. Fate così, fate un 360 e cercate di atterrare proprio precisamente così. Fate così, 360 e atterrate. Al contrario, perché ovviamente dovete farlo sia a destra che a sinistra. Ok, dopo che avete comunque imparato a fare questo, cominciamo a fare invece un 180 per permettere a noi di girare comunque di 180 la macchina e magari andare all'indietro. Ok, quindi atterrate, saltate, derapata 180 e ricadete. Ok, saltate, volate 180 e cadete. Volate 180 e cadete. Ovviamente fatelo pure dall'altro lato, sia da destra che da sinistra. Una volta, ragazzi, fatto questo, cominciamo a capire come volare al contrario. Perché, raga, volare al contrario vuol dire che se volete andare a destra dovete premere sinistra, perché la macchina è al contrario, ok? Ovviamente cominciamo dalle basi. Ci mettiamo sopra la porta per non ovviamente confonderci di più ad andarci a fare la derapata 180. Ci mettiamo da un lato al centro, sopra, a traversa della porta. Guardiamo, mettiamo la cam sulla palla, perché così non si capisce niente. Mettiamo la cam sulla palla e cominciamo a staccarci volando tranquillamente, dritti. Non dovete fare destra-sinistra. Cominciate ad andare nella porta avversaria. Potete pure cadere tranquillamente, non c'è bisogno di attaccarsi per forza alla porta avversaria. Quindi ci rimettiamo qua. Ci mettiamo così. Mettiamo la ball cam, cioè la cam sulla palla, sulla ball. E cominciamo a volare. Piano piano, così. Ovviamente se vi dà fastidio rilevate la cam. Fate voi la cam, ve la gestite voi. E cominciate a volare. Appena avete masterato anche questa cosa, cominciate a mettervi da un lato della porta e cercate di andare nell'altro verso, col verso opposto ovviamente con la macchina girata, nell'altro lato della porta avversaria, ok? Così, non c'è bisogno che vi rigirate, ok? Vi mettete qua, cominciate a volare per andare nell'altro lato dell'altra porta, ok? Ora, una volta, ragazzi, che avete masterato e quindi imparato anche questa tipologia comunque di volo al contrario, cominciamo a lavorare di più sulla costanza, ok? Quindi ci mettiamo in volo e proviamo a fare dei giri di campo così. Quindi girando la macchina per tutto il campo, usando la derapata e controllando il boost, ok? Piano piano, non c'è bisogno di accelerare, piano piano ci mettiamo qua. Se cadete, rifate, continuate tranquillamente. Ovviamente vi fermate dopo un po' e lo fate al contrario, se non vi abituate solo a girare da un verso. Comunque vi fate i giretti di campo. Una volta, ragazzi, che abbiamo fatto anche questo passaggio, ci siamo comunque allenati su questa cosa, quindi nel girare la macchina e a mantenerla comunque in aria, cominciamo a lavorare all'interno di questo cerchio. Quindi le cose si cominciano a fare più pesanti, ok? Ora noi cosa dobbiamo andare a fare? Dobbiamo cominciare a volare e facendo comunque dei giretti, ma cercando di rimanere all'interno di questo cerchio. Il cerchio è quello più grande, non quello della palla, ma quello esterno, quello nero, comunque esterno. E cominciamo a girare. Ovviamente mettiamo la cam sulla palla, così da non confonderci. E cominciamo a girare. Ovviamente dopo un po' cominciamo anche a cambiare giro. E cominciamo a capire quanto boost dare e a cominciare a fare i micro movimenti, comunque per girare la macchina. Pure se uscite, o se riuscite comunque rientrate rimanendo in aria, o comunque se andate a cadere fuori, vi rimettete qua, piano piano, cominciate a saltare e a volare, ok? E potete pure allenarvi a fare le derapate, quindi a girare. Ovviamente è un po' più difficile, ragazzi, ci vuole più allenamento, però
piano piano con l'allenamento, raga, io sto facendo vedere i vari step, poi vedete voi dove classificarvi e dove comunque arrivare come allenamenti e quali riuscite a fare e quali no. Poi ovviamente più diventate bravi, più cominciate a stringere il cerchio. Ovviamente dovete cercare di non toccare la palla, quindi mettete qua, cominciate a volare e cominciate a girare in questo cerchio piccolissimo senza toccare mai la palla, ok? Lo fate per 5 minuti l'uno, poi vedete voi come allenarvi. E questi sono praticamente gli step, raga, che io feci tempo fa per imparare a volare in maniera costante. Quindi raga, io concluderei il primo video allenamento tutorial su come cominciare a volare, come essere costante nel volo qui, perché comunque vi ho fatto vedere molti step, da quello più facile a volare è premere solo boost, a imparare a fare la derapata, a controllare comunque la macchina nella derapata e molto. Poi ultimo allenamento, ragazzi, plus, che io vi do, che faccio sempre, è quello di mettervi 10 minuti in allenamento e fare questo: volate e girate, 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 girate. Non dovete mai cadere. Appena diventate bravi comunque a stare 10 minuti sempre in aria senza mai cadere, cominciate a fare finta di perdere l'equilibrio. Ah, sto cadendo e lo riprendete, ok? Ah, sto cadendo e lo riprendete. Ah, no, e lo riprendete, ok? Questo vi aiuta comunque nelle situazioni più critiche a riprendere il controllo della vostra macchina, ok? Quindi stimolate il vostro cervello nelle cose che non sa fare. Quindi non so riprendere la macchina, faccio finta di cadere in aria per poi cercare di riprendere il controllo, ok? Ovviamente raga, nella prossima settimana vi porterò un altro allenamento. Devo vedere se fare air dribble o dribbling o come difendere. Scrivetemi nei commenti su che cosa volete il prossimo tutorial allenamento. Quindi su come difendere, su come tirare, su come fare gli air dribble bene, su come fare i dribbling bene, quindi tenere la palla sul tettuccio. Fatemi sapere voi in cosa siete più carenti e quale tutorial vorreste vedere barra allenamento, perché non è un tutorial, cioè è un tutorial allenamento. Io mescolo tutte le cose. Quindi ragazzi, io vi invito a lasciare un bel mi piace, un commento e un'iscrizione, e noi ci vediamo in un prossimo video. Bella!